Restiamo al Senato, dove questa mattina è stata presentata la relazione 2013 del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che chiede modifiche legislative e denuncia: in Italia fallite le politiche finora adottate, scarsa attenzione ai diritti dei minori. Marianna Boria. Non siamo di fronte a un disagio, ma dobbiamo parlare di una vera e propria questione sociale da porre al centro dell'attenzione e dell'azione pubblica. Lo ha detto il Presidente del Senato Grasso alla presentazione del rapporto annuale dell'Autority per l'infanzia. Si manifesta, spiega, un impoverimento morale dove le parole giustizia, cultura e tutela dei diritti fondamentali sembrano essere scomparse dal vocabolario e dal tessuto sociale. In Italia vivono in condizioni di povertà 1.822.000 minorenni, di questi il 7%, pari a 723.000 bambini, in povertà assoluta. La maggior parte al sud. Per il Presidente del Senato bisogna sostenere le politiche per i genitori e investire di più nell'istruzione e nell'educazione. È un investimento quello nell'infanzia, non è certamente un costo, soprattutto nella scuola. Scuola e famiglia dovrebbero essere i punti di riferimento da cui partire. Per il ministro della giustizia Cancellieri i dati sulla povertà non possono lasciare indifferenti e annuncia l'intenzione del governo di lavorare al recupero dei minori e giovani adulti. Altro filone su cui intendo continuare a lavorare è quello di avviare l'elaborazione di un ordinamento penitenziario minorile più moderno, accompagnato da un coerente corpo di norme sull'esecuzione delle pene. Infine, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza Spadafora rivolge un monito alle istituzioni e alla politica, invitandole a una maggiore attenzione a finanziamenti a favore dei minorenni e alla riforma della giustizia minorile.